Leggiamo oggi in Giovanni 5:24. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E ancora Ebrei 10:31. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È meglio così. Un medico, senza troppo riflettere, chiede a una paziente già molto anziana: come stanno i suoi genitori? La donna ironicamente rispose: da quando sono morti stanno molto meglio, grazie. Per molti non c'è alcun dubbio: dopo sarà meglio. Quelli che vedono andarsene una persona cara che soffre si consolano così: ha smesso di soffrire. Per lui o per lei è meglio. Questa affermazione si può interpretare solo in due modi. La prima è che anche se dopo la morte non c'è nulla, è meglio così perché ha smesso di soffrire. Questo probabilmente è anche il pensiero di molti di coloro che sono favorevoli alla morte assistita. L'altra interpretazione che si può dare è questa: è meglio così perché ha smesso di soffrire ed ora è in cielo, dove non c'è più sofferenza e vivrà in pace. Ma ne siamo proprio sicuri? Chi può dirlo con certezza? L'unico che può parlarci di questo argomento così essenziale e misterioso è Gesù, il quale è venuto dal cielo, così come dice l'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, dal versetto 11. Quindi chi meglio di lui può darci dei chiarimenti in materia? Dalle sue parole risulta chiaro che dopo la morte le persone defunte hanno solo due possibili destinazioni, e solo quelle due. Egli infatti fa più volte riferimento a un luogo di tormenti e alla vita eterna, così come possiamo leggere in Matteo 22:13 e 25:46. E ancora in Luca 16, dal versetto 19, ha raccontato la parabola del ricco e di Lazzaro, mostrando che dopo la morte i due non hanno avuto la stessa sorte. Lazzaro infatti si è ritrovato in luogo di pace e di riposo, mentre il ricco si ritrovò in un luogo di tormenti, da dove chiedeva ad Abramo che mandasse qualcuno dei suoi fratelli per avvisarli e per supplicarli di cambiare vita, per evitare che si ritrovassero nelle sue stesse condizioni. Ma la risposta di Abramo fu categorica: hanno a loro disposizione la parola di Dio, a quel tempo Mosè e i profeti, avevano solo da crederla e da metterla in pratica. Allo stesso modo oggi noi abbiamo la Bibbia, che è pienamente sufficiente a illuminarci sulla nostra sorte eterna. Ora, alla luce di quanto Gesù ha dichiarato, io come faccio a sapere se per un motivo qualsiasi dovessi morire che sia veramente meglio per me? Le risposte ovviamente le troviamo nella Bibbia, che attesta: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Lo troviamo in Ebrei 9:27. Ma altresì attesta: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8:1. L'affermazione è meglio può essere una terribile illusione per chi, non avendo creduto, si troverà davanti al giudizio di Dio. Ma è una preziosa certezza per chi ha accettato Gesù Cristo come proprio personale salvatore e può dire senza timore e con gioia la stessa cosa che disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi 1:23: ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Dio vi benedica.